Raggiunta ipotesi di accordo sulla vertenza del call center Ita Covisian per garantire l'occupazione a 543 lavoratori ex Almaviva. Terze dosi di vaccino, a Palermo quasi 5.000 in un mese. Il bilancio delle somministrazioni tra hub, strutture sanitarie e vaccini itineranti e domiciliari. Si è svolto oggi ai cantieri culturali della ZIS a Palermo il quarto Ecoforum regionale sui rifiuti ed economia circolare organizzato da Legambiente Sicilia. Decima edizione di Blue Sea Land in programma Mazara del Vallo dal 27 al 31 ottobre, ieri la presentazione. Arriva il Ballarò Baskers, la rassegna degli artisti strada e circo contemporaneo. Da oggi a domenica, tre giorni di spettacoli, performance artistiche, musica e laboratori per bambini. Bentrovati alla prima edizione di Media News di venerdì 22 ottobre. Come avete ascoltato nei titoli, raggiunta un'ipotesi di accordo sulla vertenza del call center Ita Covisian sulla salvaguardia dei lavoratori ex Almaviva. Tuttavia resta da capire se i lavoratori accetteranno ulteriori sacrifici in tema di riduzione di orari lavorativi. Vediamo. È un'ipotesi di accordo faticosa che chiede altri sacrifici ai lavoratori, ma siamo soddisfatti di un risultato che ha scongiurato un disastro, una tragedia sociale, quale sarebbe stata la mancata applicazione della clausola sociale. Paradossale aver dovuto lottare per giorni facendo scioperi e chiedendo sacrifici ai lavoratori per applicare una norma dello Stato. Paradossale l'atteggiamento tenuto anche da Ita al tavolo. Adesso diciamo faremo un percorso assemblare con i lavoratori e presenteremo questa ipotesi di accordo che comunque comporta dei sacrifici, ma date certe, è un percorso certo del recupero economico richiesto e comunque sicuramente il punto di aver fatto passare che questa era una clausola sociale, seppure di comma B, è stato tenuto e questo è il risultato che verrà apposto ai lavoratori. Cambiamo argomento e passiamo all'emergenza sanitaria. Terze dosi di vaccino, a Palermo quasi 5.000 in un mese. Il bilancio delle somministrazioni tra hub, strutture sanitarie e vaccini itineranti e domiciliari. Nonna Concetta, palermitana di Borgovecchia, ha ricevuto in questi giorni la sua terza dose di vaccino anti-Covid. Glielo ha somministrato direttamente la nipote Francesca. Per i colleghi, la dottoressa Carduccio, uno dei tanti giovani medici USCA in servizio alla struttura commissariale per la gestione dell'emergenza Covid di Palermo. Le somministrazioni di terze dosi a livello nazionale e regionale sono iniziate il 20 settembre. Al momento possono ricevere quest'ulteriore iniezione sei mesi dopo l'ultima gli over 60, il personale sanitario, ospiti e lavoratori delle RSA e persone con particolari patologie. In un mese l'ufficio del commissario Covid di Palermo ha eseguito 4.867 somministrazioni, quasi la metà nell'hub della fiera. Numerose anche le terze dosi durante le vaccinazioni di prossimità. Domiciliari 1.757, nei quartieri e nelle iniziative itineranti 350, nei centri dialisi e in altre strutture sanitarie 364. Una quantità che rappresenta circa il 10% delle terze dosi attualmente eseguite in Sicilia. A questi numeri si aggiunge lo straordinario risultato all'ospedale Buccheri La Ferla, dichiara il commissario Covid di Palermo Renato Costa, dove in poche ore il team di medici e infermieri ha somministrato più di 150 vaccini, la maggioranza dei quali terze dosi, sul personale medico-sanitario e sui pazienti over 60. Questa ulteriore inoculazione è fondamentale per rafforzare lo schermo protettivo dal Covid che il vaccino garantisce, allungandone la durata. Ci stiamo muovendo ancor più spediti, continua Costa, anche sul terreno delle vaccinazioni domiciliari. Abbiamo aumentato le squadre sanitarie itineranti che ogni giorno bussano a casa dei nostri anziani per vaccinarli. Intanto prosegue anche l'impegno con i vaccini di prossimità, perché è così che intendiamo i servizi sanitari al cittadino, vicini, semplici, flessibili. Le prossime tappe dei vaccini nei quartieri saranno Sferracavallo, Albergheria, Villaggio Santa Rosalia, Sperone e Borgo Nuovo. Si effettueranno prime, seconde o terze dosi. Basterà portare la tessera sanitaria e un documento. La prenotazione ai link indicati non è obbligatoria, ma fortemente consigliata per arrivare con i moduli già compilati e sveltire la procedura. Ci si può anche prenotare contattando l'help desk della Fiera del Mediterraneo al 331 267 5839.
E continuiamo con l'emergenza sanitaria, lieve aumento dei positivi e dei ricoveri da Covid in Sicilia. Una situazione al momento non preoccupante, è aumentato ulteriormente il numero dei tamponi conseguenti al rilascio dei Green Pass per i non vaccinati. Ne parliamo con Marco Trapanese, fisico medico e professore universitario. La situazione della settimana è abbastanza tranquilla. Il lievissimo aumento è spiegabile col fatto che dopo l'obbligatorietà del Green Pass, una grande quantità di persone che non sono ancora vaccinate hanno preferito fare i tamponi rispetto a fare effettivamente la prima dose di vaccino. Questo ha implicato sostanzialmente il fatto che siamo passati da circa 250.000 tamponi al giorno a più di 500.000 tamponi al giorno. Ed è chiaro che se si cerca qualcosa in più si trova. Ma ripeto, non si hanno segnali particolari di aumento significativo dei positivi, è solo una variazione di metodo nella misura. Risulta, diciamo, interessante anche monitorare l'andamento delle ospedalizzazioni sia in terapia intensiva che in terapia ordinaria. Ora, questa è rimasta relativamente stabile, perché abbiamo sempre detto che il parametro è importante, e in realtà in Sicilia in quest'ultimo anno, quest'ultima settimana c'è stato un aumento di circa il 20%, cioè siamo passati da 41 in terapia intensiva una settimana fa a 49. L'aumento è piccolo, stiamo parlando solo di 8 casi e non mette niente in difficoltà, però va un attimo monitorato per capire se per caso è indicativo di un fenomeno oppure se è una normale fluttuazione statistica. Rimane da capire perché la gente preferisca farsi spendere soldi, farsi infilare ogni 2 giorni una striscia di carta nel naso piuttosto che vaccinarsi. Questo è un problema che dovrebbe essere affrontato in maniera seria dalla politica e dalla politica sanitaria, perché c'è qualcosa di più alla base su questo atteggiamento. La malattia c'è ancora, la situazione, il problema c'è ancora. Andiamo incontro all'inverno, su cui sappiamo sempre che la situazione diventa più complicata. Ora siamo in una situazione migliore grazie ai vaccini, però l'attenzione va mantenuta ancora alta. Probabilmente quello di ipotizzare un richiamo abbastanza generalizzato non lo trovo una cosa scandalosa. Se la logistica lo consente, si fa con l'influenzale perché non si deve fare con una malattia più grave qual è il Covid. Allora è il caso di diffondere anche questa terza dose quando ci saranno i tempi sicuramente trascorsi dalla seconda. Secondo me sì, non lo trovo scandaloso. Ci sono una moltitudine di vaccini che abbiamo fatto tutti, anche i no green pass attuali, per cui sono stati fatti i richiami. I richiami si fanno, è uno degli aspetti dei vaccini, è una delle tecniche che si usa nei vaccini. Continuiamo con i tamponi, sono tutti negativi gli 844 tamponi salivari fatti nelle scuole Sentinella del Catanese. La campagna di screening, che si ripeterà tra 15 giorni, mira a individuare l'eventuale presenza di positivi al Covid-19 nelle scuole primarie e secondarie di primo grado. Tamponi salivari nelle scuole primarie e secondarie di primo grado catanesi, negativi tutti i test effettuati. Complessivamente dall'ufficio emergenza Covid erano stati distribuiti 1.100 kit in 10 scuole dell'area metropolitana di Catania. Per aderire al test era però necessaria l'autorizzazione delle famiglie, che in molti casi non c'è stata. Tra i distretti interessati, Aci Reale, Giarre e Gravina di Catania, ad occuparsi dello screening sono state le unità speciali di continuità assistenziale del settore scuola. Alla campagna di screening hanno aderito 452 studenti della scuola primaria e 392 studenti della scuola secondaria di primo grado. Il risultato ci rassicura, spiega il commissario emergenza Covid Pino Liberti, e testimonia che la campagna vaccinale sta funzionando. Il Covid continua a circolare ed è quindi importante non abbassare la guardia. Il monitoraggio nelle scuole Sentinella proseguirà e ci auguriamo che aumentino le adesioni. La collaborazione della famiglia è fondamentale. La seconda sessione dello screening sarà avviata il prossimo 25 ottobre e si concluderà entro il 12 novembre. Coinvolgerà le scuole Sentinella dei distretti di Catania, Caltagirone e Palagonia. Cambiamo decisamente argomento. Si è svolto oggi ai cantieri culturali della ZISA a Palermo il quarto Ecoforum regionale sui rifiuti ed economia circolare organizzato da Lega Ambiente.
Nel corso dei lavori è stato fatto il punto sugli impianti da realizzare per chiudere il ciclo dei rifiuti. In Sicilia mancano innanzitutto gli impianti di via di gestione aerobica per il trattamento della FOS, della frazione organica, che è anche per la produzione di biometano e biogas in sostituzione dei combustibili fossili e quindi come contributo anche alla generale decarbonizzazione del nostro paese. E mancano gli impianti di trasformazione della materia prima seconda necessari per chiudere appunto il ciclo integrato dei rifiuti e avviarci verso l'economia circolare e che si traduce poi in sviluppo, benessere e occupazione anche per la nostra regione. Noi spingiamo perché in Sicilia si avvii una raccolta differenziata di qualità e di quantità, visto che ancora siamo intorno al 40%. Dobbiamo accelerare la raccolta differenziata nella nostra regione, incentivando i comuni a che sensibilizzano efficacemente i loro cittadini. Ancora 3 milioni e mezzo di cittadini sono serviti da un servizio di raccolta differenziata inadeguata. 250 comuni sono sotto il 65%. Allora su questo noi dobbiamo fare di più, dobbiamo soprattutto fare di più nei centri nelle tre città metropolitane, in particolare Catania e Messina, dove la raccolta differenziata è sotto il 20%, ma in tanti anche piccoli comuni, perché a differenza di questi ci sono altrettanti comuni rifiuti, comuni che producono pochi rifiuti differenziati sotto i 75 kg abitanti e che sono la gran parte poi dei comuni siciliani di piccola e media dimensione. Bisogna chiaramente stimolare la regione perché programmi attivamente un processo di rete impiantistica capace di soddisfare alti livelli di raccolta differenziata e soprattutto raccolta differenziata di qualità. Il Comune di Palermo si assume le proprie responsabilità sui danni causati dalla recente violenta ondata di maltempo. Chiediamo l'intervento del commissario per il rischio idrogeologico per risolvere definitivamente il problema. Queste le parole del consigliere del Comune di Palermo, Ottavio Zacco, in audizione presso la quarta commissione parlamentare dell'Assemblea regionale siciliana. Ad ogni pioggia gli allagamenti a Partanna Mondello sono ormai una consuetudine da anni, ma stavolta c'è stato qualcosa di più. Sì, purtroppo questo è il risultato di anni e anni di mancanza di progettazione. Purtroppo le case aumentano e tutta la zona nord della città non ha un recapito di acque finali, quindi tutte le acque che arrivano su strada poi confluiscono nella rete fognaria e questo crea un notevole disagio. Oggi il clima è cambiato e la quantità di acqua che arriva al secondo è notevolmente aumentata e purtroppo abbiamo visto pure che è peggiorato anche la situazione delle montagne, perché abbiamo subito anche un dissesto idrogeologico su Monte Gallo. Tra l'altro ci sono dei video che fanno veramente paura, perché ci sono dei fiumi di acqua che scendono dalla montagna proprio all'interno del quartiere di Partanna e di Mondello. L'acqua arriva da Tommaso Natale anche lì come un fiume e da Pallavicino, quindi è l'unico quartiere che raccoglie Partanna, Mondello e Valdesi, che raccoglie le acque piovane di gran parte della città. E per assurdo abbiamo anche un depuratore di fondo verde che è nato per la depurazione di acque nere, che qualche genio ha pensato bene di collegare anche le acque bianche di parte della città, quindi c'è pure un riversamento di liquami di acque nere su strada a Piazza Castelforte che invade purtroppo le case e le attività di Valdesi e di Mondello. Lei a proposito di questo ha chiesto l'intervento di un commissario. Sì, noi abbiamo avuto un'audizione in commissione, la quarta commissione parlamentare organizzata dall'onorevole Tamaio e da lì purtroppo è venuto fuori quello che ci immaginavamo, che l'amministrazione comunale non solo non ha un progetto ma non ha nemmeno l'idea di come poter risolvere il problema e quindi credo che sia opportuno a questo punto passare la palla al commissario per il rischio idrogeologico in modo da poter progettare e intervenire in tempi brevissimi per una soluzione che sia comunque quella definitiva. Abbiamo chiesto proprio ieri insieme alla consigliera comunale Meli un incontro al prefetto, dove chiediamo al signor prefetto di incontrare noi insieme alla rappresentanza di cittadini, di comitati, di associazioni del territorio, perché crediamo che sia importante iniziare a coinvolgere il governo nazionale prima che arrivi il morto. Rientriamo in studio e parliamo del Bluesy Land.
Expo del cluster del Mediterraneo, dell'Africa e del Medio Oriente, in programma Mazara del Vallo dal 27 al 31 ottobre. Ieri la presentazione. Non poteva esserci titolo migliore per la decima edizione, il Mediterraneo. Il Mediterraneo, diciamo, rappresenta un po' la sintesi della nostra azione politica amministrativa applicata al mondo dell'agroalimentare e della pesca in particolare. Il Mediterraneo non è periferia del mondo, ma è la porta d'ingresso di questo mondo arabo in Europa. E quindi noi siamo protagonisti. Allora, se riusciamo, e Brusiland in questo senso può aiutarci a fare sintesi tra i diversi attori di tutto questo ragionamento politico-economico, sono convinto che noi riusciremo ad assicurare, tramite la pesca in primis, ma l'agroalimentare in generale, che arriverà anche poi a uno sviluppo turistico, futuro e benessere ai siciliani. Intanto il Brusiland parla, mette a focus tutta la filiera ittica siciliana, quindi non solo la pesca, ma anche la trasformazione di ogni tipo e poi anche l'acquacoltura. Già da anni parliamo di Mediterraneo allargato, tant'è che anche quest'anno avremo la presenza di paesi dell'area subsahariana. Per esempio, ci sarà un convegno il secondo giorno gestito da una delle direzioni generali del Ministero degli Esteri, in cui si parlerà di ASEAN. Ci collegheremo con i paesi e gli ambasciatori dell'area ASEAN. Quindi Brusiland non è solo diciamo in qualche maniera una cosa ristretta, diventa anche un palcoscenico dove queste delegazioni hanno motivo di poter confrontarsi con noi e di poter esprimere quelle che sono le loro idee e i loro progetti. E la sinergia fra le istituzioni, sia dal punto di vista di governo che regionale, ma ovviamente con la piena disponibilità del governo locale, quale l'amministrazione, capeggiata dal sindaco Quingi, a sostenere con forza questo evento, perché il prossimo anno, sperando ovviamente che si normalizzi, Mazara diventi veramente il centro del Mediterraneo, mettendo assieme tutti i paesi del Nord Africa attorno a un tavolo per discutere ovviamente di problematiche inerenti alla pesca e non soltanto la pesca. Il Mediterraneo, un mare che ci unisce, la rassegna espositiva all'Istituto Cervantes di Palermo, riaprono le attività culturali in presenza del Centro Spagnolo, che ha sede nel cuore della Vucciria all'interno della chiesa di Sant'Eulalia. Curatori della mostra sono Isabel Tristan e Miguel Vidal. Il Mediterraneo, il mare che ci unisce, dopo il lungo periodo di assenza di eventi a causa della pandemia, riaprono le attività culturali in presenza dell'Istituto Cervantes di Palermo con un progetto espositivo dedicato a Miguel Guillem. Obiettivo del Cervantes, perseguito negli anni, è fare da ponte tra le istituzioni culturali e educative della Spagna e della Sicilia, essere luogo di incontro tra artisti italiani e spagnoli, e la rassegna espositiva intitolata Al Mediterraneo ne è l'esempio, nel segno dell'unione tra i popoli. La sede del centro culturale, nel cuore della Vucciria, all'interno della chiesa di Sant'Eulalia, sta a significare il valore simbolico dell'unione che si è consolidato nei secoli tra la Spagna e la Sicilia. Stiamo molto contenti oggi con finalmente questa attività aperta a tutta la città di Palermo e non solo, qui nel cuore della Vucciria, in Istituto Cervantes, la casa di tutti il che ama il spagnolo. Abbiamo un bellissimo programma tutta questa stagione, è veramente interessante e per favore seguite a noi alla pagina Facebook, alla nostra pagina www.palermo.cervantes.es. Vogliamo ricordare cos'è il Cervantes? È un'istituzione dello Stato spagnolo, il nostro presidente è di onore il re di Spagna, e l'istituzione della diplomazia culturale qui in Italia. Siamo parte dell'ambasciata della Spagna in Italia. La nostra sede sta nella chiesa di Santa Eulalia del Catalani, nel cuore di Palermo, in la Vucciria. È una chiesa che è un bellissimo spazio che simbolizza la città di Palermo, dove Spagna si sente come a casa. Questa mostra nasce dalla collaborazione di tre istituzioni amiche,
che sono l'Accademia delle Belle Arti di Palermo, l'Università Politecnica di Valencia con la Facoltà delle Belle Arti e l'Istituto Cervantes di Cultura. Nasce intorno a un'iniziativa che prendere il Mediterraneo come un nesso comune di unione tra queste due città che hanno una radice comune del Mediterraneo, anche della cultura, e anche il mare come ponte che unisce queste due città che sono, diciamo, amiche da tanto tempo tramite queste due relazioni delle accademie. E quindi parte come una iniziativa artistica e personale, a un omaggio anche ai professori e alle relazioni di amicizia che abbiamo tra noi due. Quindi le opere sono un piccolo, diciamo, espressione libremente su questo Mediterraneo come mare. Arriva il Ballarò Baskers, la rassegna degli artisti di strada e circo contemporaneo. Da oggi a domenica 3 giorni di spettacoli, performance artistiche, musica e laboratori per bambini. Il fine è sempre quello di promuovere e sostenere il mercato storico di Ballarò a Palermo. Finalmente Ballarò Baskers tornerà ad animare le strade di Ballarò. Ebbene sì, dopo un anno di pausa per la pandemia ritorniamo in campo tutti insieme, i commercianti non vedevano l'ora, abbiamo scelto alcuni luoghi più protetti, contingentati come il Chiostro del Carmine Maggiore, il cortile della Scuola Cascino, piuttosto che la Chiesa di Santa Chiara, la Chiesa del Carmine, per dare appunto spazio agli artisti e dare luce a questo bellissimo quartiere. Ci sarà bisogno del Green Pass, della prenotazione? Sì, secondo diciamo, le nuove regole tutti quanti dovranno essere prenotati tramite la nostra piattaforma e avranno bisogno di esibire il Green Pass per le fasce d'età dovute all'ingresso. Vogliamo ricordare qual è la vostra piattaforma, come collegarsi? La piattaforma è www.ballarobaskers.it. Chiaramente, come sempre, avremo diversi laboratori per bambini dedicati alla libera creatività, ma anche alla costruzione di strumenti musicali autoprodotti, e ci saranno anche delle piccole performance. Abbiamo anche laboratori per adulti di scrittura collettiva, di un collettivo appunto di giovani scrittori palermitani, New Book Club. Poi avremo spettacoli anche questa volta di arti circense di vario genere, dall'equilibrismo alla clowneria. Avremo musica con la piccola orchestra di Tavola Tonda di Palermo e avremo anche, cioè cercheremo ancora una volta di dare spazio al teatro siciliano, alla commedia dell'arte, al teatro povero e al Cunto. Quindi avremo autori e artisti come Marzia Ciulla, avremo diverse altre performance anche in giro per il quartiere, per l'albergheria, perché appunto cercheremo, nonostante il periodo storico, di portare l'arte per le strade e far incontrare la nostra arte con quella del quartiere, che è già per le strade, quindi avremo delle lape itineranti. Come le altre edizioni, sicuramente abbiamo un centinaio di persone coinvolte, abbiamo circa una trentina di artisti, e tantissimi volontari di tutto il quartiere, giovani, adulti e bambini, che come ogni anno danno gratuitamente e volontariamente, come tutti noi, il proprio tempo e la propria voglia di contribuire a rivitalizzare il quartiere. Quindi l'appuntamento per questa fine settimana è? A Ballarò. Vi aspettiamo numerosi in piazza, rispettiamo le misure di sicurezza per tutti e cerchiamo ancora una volta di vivere il Ballarò Baskers nella maniera più collettiva e condivisa possibile. The Cube, la sfida da Guinness di Christian Carapezza. L'illusionista rimarrà chiuso dal 30 ottobre per oltre 20 giorni in un cubo di vetro a Palermo. L'impresa sarà trasmessa in streaming 24 ore su 24. Oltre 20 giorni chiuso senza cibo in un cubo di vetro. Si chiama The Cube, la sfida che vedrà protagonista Christian Carapezza, illusionista estremo palermitano. Dopo lo stop dell'impresa subito dopo lo scorso anno a causa della pandemia, sabato 30 ottobre alle ore 18 Christian Carapezza si chiuderà in un cubo di vetro trasparente di 2 metri per 2 davanti l'ingresso di un centro commerciale a Palermo, dove tenterà di sopravvivere senza cibo per oltre 20 giorni sotto gli occhi di telecamere
telecamere che riprenderanno la sua impresa 24 ore su 24. Sarà una prova di resistenza fisica e mentale, una sfida da Guinness dei primati che non ha precedenti in Italia. Nessuno potrà interagire fisicamente con l'illusionista, ma si potrà seguire l'evento in streaming in tutto il mondo grazie alle immagini di una webcam attiva 24 ore su 24 installata all'interno della teca. Attraverso un PC l'illusionista terrà una sorta di diario di bordo digitale condividendo giornalmente le sue emozioni. 30 giorni chiuso dentro una teca di vetro, senza mangiare, senza contatto col pubblico, soltanto appunto il contatto social. Io sarò 24 ore su 24 con in streaming appunto e poi con i vari social, i vari Facebook, Instagram, TikTok, cercherò appunto di interagire con artisti di tutta Italia e soprattutto con il pubblico che potrà interagire col sottoscritto facendomi qualsiasi domanda, chiedendomi di tutto e di più. Ho visto su YouTube un artista americano che a Londra appunto fece questo circa 15 anni fa appunto al centro di Londra, e mi incuriosì, l'ho studiato, ho cercato di capire cosa e come faceva appunto a realizzare questa performance estrema, perché comunque sì, è una prova da Guinness, però è una delle prove più pericolose, più danger appunto che esistono. Ho detto perché non farlo. Cristian Carapezzo, un talento siciliano che ha però varcato i confini italiani grazie alla sua originalità e stravaganza ed è stato protagonista sin dal 2006 di diverse trasmissioni nazionali, parteciperà settimana prossima su TV8 al programma Game of Talent. Questa è stata un'altra bella esperienza che ho vissuto, diciamo, perché comunque registrata circa 20 giorni fa, dove appunto con il conduttore Alessandro Borghese, i capi di squadra e Matano e la Maion, che farò una performance particolare e coinvolgerò uno dei protagonisti appunto che ho appena precedentemente nominati. È una delle mie performance particolari. Torna a esibirsi in presenza la corale Settima Polifonica diretta dal maestro Marico Signorini. Due gli eventi previsti per il coro, composto da circa 30 elementi, in programma nel fine settimana ad Altavilla Milice in provincia di Palermo e a Partanna Mondello nel capoluogo. La corale Settima Polifonia domani sera si esibirà ad Altavilla Milice. Sono stato invitato dal maestro Enzo Marino ad una rassegna molto importante, Vincenzo Amato, e siamo veramente onorati di partecipare a questa rassegna dove presenteremo tre brani che sono tutti arrangiamenti miei, due di musica leggera e uno di musica operistica, Fratello Sole, Moon River e La Vergine degli Angeli. Dopodiché la domenica, il giorno dopo, ci esibiremo a Partanna Mondello alle ore 20:30 alla Chiesa Santa Maria degli Angeli, invece per presentare il nostro spettacolo Odissea 2020, che ha già esordito a giugno con grande successo e soprattutto grandi emozioni, perché siamo stati i primi insomma a toglierci la mascherina all'aperto e ritrovare l'emozione del pubblico. Un anno veramente particolare, e devo dire che dedichiamo soprattutto il concerto di domenica ai circa 130.000 morti di Covid, purtroppo. La corale è composta di circa 30 elementi. Io ho costruito anche un altro coro, sia un coro moderno che un coro opera, quindi ho bisogno veramente di tante voci per portare avanti questo bellissimo progetto. Quello classico si chiama opera vera, e l'altro si chiama All Style Middle. Praticamente sono tutti brani moderni con tutti i miei arrangiamenti. La corale è una corale giovane, è nata da 2 anni, anche se io dirigo da 6 anni, ma la Settima Polifonia è nata 2 anni fa. Prosegue il tour siciliano A Modo Mio, stasera in scena al Teatro Golden di Palermo, lo spettacolo promosso dalla Casa del Musicista, che ha come ambasciatore il sindaco di Messina, Cateno De Luca. 13 giovani artisti siciliani selezionati nel corso delle audizioni che si sono svolte a Messina lo scorso mese di settembre dalla cantautrice Grazia Di Michele e dal critico musicale Red Ronnie si esibiranno con i propri brani nei palcoscenici più conosciuti della nostra isola grazie al tour A Modo Mio.
Stasera lo spettacolo fa tappa al Teatro Golden di Palermo. L'evento è promosso dall'associazione La Casa del Musicista, che ha come presidente Luciano Fumia ed ha come ambasciatore il sindaco di Messina Cateno De Luca. Per la tappa di Palermo, a salire sul palco tra le giovani proposte selezionate saranno il cantante messinese Valerio Pettinato, in arte Babele, e la cantautrice messinese Giulia Tavilla, accompagnata alla chitarra da Antonio Davide Pino. All'interno dello spettacolo non mancheranno le performance musicali di Cateno De Luca e Peter Pan. Il progetto della Casa del Musicista è un progetto giovanissimo, ma che è realmente tanto ambizioso. Abbiamo lo scopo di realizzare questa struttura all'interno della quale i giovani artisti siciliani potranno trovare la possibilità di sviluppare i propri progetti, e per far questo stiamo cercando di far conoscere il nostro progetto in giro. Ecco, Cateno De Luca è il nostro ambasciatore principale, per cui i proventi della vendita dei biglietti della serata vengono poi utilizzati per fare in modo di creare delle opportunità ai giovani ragazzi siciliani. Musica, solidarietà, talento e volontariato sono le parole chiave dell'avventura avviata dall'associazione La Casa del Musicista, che è aperta ancora ad ascoltare giovani talenti siciliani della musica per le prossime fasi del progetto A Modo Mio. Basta mettersi in contatto con noi, basta visitare il nostro sito internet lacasadelmusicista.it, contattarci, gli faremo sapere quali sono le prossime iniziative che consentiranno ai giovani di avvicinarsi a noi. Abbiamo voglia di dare delle possibilità ai giovani artisti, quindi faremo di tutto per fare in modo che possano partecipare in tanti e numerosi. E anche per oggi è tutto, vi ringrazio per averci seguito, vi do appuntamento ai prossimi notiziari di Media News.